È il lancio di 5 paracadutisti a inaugurare in Piazza della Signoria a Firenze l'edizione numero 92 di Pitti Uomo. Gli atleti si sono buttati da un elicottero per presentare in esclusiva il nuovo logo dell'esercito. Pitti torna dunque a travolgere la città di Firenze con i suoi eventi esclusivi, i suoi mille colori, le sue eccentricità, simbolo di un comparto, quello della moda italiana, che non cede il passo alla crisi e che sa sempre come reinventarsi per trovare nuovi mercati. I numeri sono in crescita, decisamente in crescita, sia gli espositori sia i buyer, il settore, come ho detto prima, è in crescita in modo deciso per quanto riguarda il settore maschile, e per cui insomma siamo soddisfatti. Stiamo parlando di un'edizione primaverile dove comunque nei confronti dell'invernale sconta un 20-25% meno, no? In generale. Sulle presenze siamo sempre in crescita. Dal 13 al 16 giugno alla Fortezza d'Abbasso di Firenze torna l'appuntamento con le collezioni maschili primavera-estate 2018, una vetrina che evolve nel segno della ricerca, con grandi nomi come Christian Louboutin e Hugo Boss, e giovani talenti come Yoshio Kubo, uno dei nuovi stilisti della scena giapponese che porterà i Pokémon in passerella. Il tema di questa edizione è Bloom, con fiori giganteschi e gentilmente prepotenti che invadono la fortezza piovendo su tutti gli spazi, sbocciando in creazioni artistiche e icone digitali, contagiando l'atmosfera con uno spirito che simboleggia il fiorire di nuove idee. La moda sta, diciamo, bene, diciamo, è un settore che in Italia sta ancora producendo redditi, sta comunque reggendo una situazione difficile, un contesto internazionale un po' instabile. Comunque la moda in Italia, con tutta la sua filiera produttiva, quindi non solo il capo confezionato finito, sta continuando a reggere una competizione anche internazionale molto forte. Pitti genera ogni anno un indotto di 500 milioni, è un fiore all'occhiello per Firenze che nei giorni della mostra viene visitata da un gran numero di buyer e giornalisti da tutto il mondo, giunti qui per scoprire le nuove tendenze. Un appuntamento che è passato dall'essere mera fiera commerciale a fiera propositiva e proattiva, che ha cominciato a lanciare nuovi prodotti, una vetrina unica per mettere in mostra il talento, il genio e la cultura delle aziende italiane, responsabili di quel made in Italy che tutto il mondo ci invidia. È un pezzo dell'immagine di Firenze nel mondo, è una straordinaria opportunità che si ripete due volte all'anno per portare qui la stampa nazionale e internazionale, per accendere riflettori sulla nostra capacità di fare cultura, di creare, e per sottolineare anche il grande patrimonio di saper fare che abbiamo nel nostro territorio. Penso alle tante aziende di moda che ancora creano e producono a Firenze, ma anche quella rete impressionante di scuole di alta formazione della moda che nessun'altra città italiana ha e che soltanto Firenze può mettere in campo per una competitività tutta internazionale. In mostra a Pitti Uomo 92 anche le scarpe del futuro, create dagli studenti dell'Istituto Marangoni in collaborazione con Cuoio di Toscana. Eleganti, comode, glamour, colorate e con un design futuristico, ma anche rispettose dell'ambiente. I prototipi della Capsule Collection sono il risultato del contest Think Shoes, che ha coinvolto 24 giovani studenti under 30. La scarpa del futuro secondo noi sarà sicuramente in cuoio, perché il cuoio è un materiale elegante ed utile che si può prestare a molteplici usi. Inoltre abbiamo presentato proprio in questo senso, abbiamo presentato il concept Think Shoes con l'Istituto Marangoni e Toscane Manifatture, rivolto a un target sia millennials che glamour. Abbiamo presentato dei modelli, fatto dei modelli appositi con il cuoio, disegnati dagli allievi dell'Istituto Marangoni, per risaltare quelle che sono le caratteristiche del cuoio toscano.